Da Morzana Cattolica, 8 km in una sola lunghezza, quella tracciata dagli 11 metri, perché se nella vicina Morciano i riccionesi erano passati con un rigore a cura di Benedetti, sempre dagli 11 metri hanno ottenuto la qualificazione al secondo turno, dove anche qui è bastato un penalty, trasformato questa volta ad Antoni per avere la meglio di un'ostica San Maurese. La squadra di Gori osa ma si specchia troppo, permettendo a San Maurese di creare palle gol più limpide, con gli ospiti che recriminano anche per un rigore non assegnato e un pallone entrato non visto su una punizione battuta da Bonandi. Ma veniamo alla cronaca. Con la direzione di gara affidata ad Andrea Pacagnella della sezione di Bologna, coadiuvato a Nicolò Selleri della stessa sezione e a Berto Dovido della sezione di Pesaro. Occorre aspettare 34 minuti per vedere la prima palla gol. La firma è a cura di Casadio, che di testa non inquadra il bersaglio. Passano 3 minuti e qui Manfroni commette una leggerezza, facendosi soffiare palle ingenuamente da Barbatosti. Pallone giunge a Merlunghi, che in area di rigore non viene toccato da Lokpanic, avendo tutto il tempo di tentare un tiro a giro con Pezzolato, che vola a negargli la gioia del gol. Dal conseguente corner, questa volta è Aruna ad impattare la sfera di testa senza fortuna. Al primo vero affondo però il riccione passa. Minuto 40, Ferrara vola sulla sinistra venendo toccato in uscita sul piede d'appoggio da Piretro. L'arbitro ben appostato indica il dischetto. Il replay ci permette di chiarire meglio l'episodio che chiama in causa i due ex Rimini. Dal dischetto si presenta il numero 9 Riccardo D'Antoni per l'1-0 dei padroni di casa. Sarà questo il gol partita, con l'attaccante che prende il posto dagli 11 metri del difensore Benedetti, che la volta prima era andato in gol con il Corticella. La San Maurese replica nell'immediato, tempestivo salvataggio sotto porta della difesa riccionese. A 45esimo Barbatosta chiama la respinta Pezzolato, sulla ribattuta Benedetti non riesce da più vincente, squadre che vanno a riposo sull'1-0 a favore dei padroni di casa. La ripresa vede al nonno il secondo episodio da Moviola. Barbatosta viene atterrato dentro l'area di rigore. Per l'arbitro non è così. Il replay chiarisce meglio l'episodio. Da notare anche il posizionamento del direttore di gara. Dalla conseguente punizione nasce un altro episodio da Moviola. Bonandi alla battuta chiama il miracolo Pezzolato. Il portiere, con l'aiuto del palo, sembrerebbe prendere la sfera dentro la porta. L'arbitro fa segno di proseguire, ma anche in questo caso il replay prova a chiarire i dubbi intercorsi durante il match. Il riccione replica e arriva al tiro con D'Antoni. Successivamente i padroni di casa provano a sorprendere Pireto direttamente a calcio piazzato con Ferrara. Pallone che si accomoda sul fondo. La San Maurese risponde con l'affondo del neo entrato Maltoni, ma il pallone si accomoda lentamente al lato senza trovare deviazioni sotto misura. Lo stesso numero 18 ci prova dalla bandierina, ma il suo colpo di testa risulta impreciso. Finale di marca riccionese, con D'Antoni che alza la mira da posizione favorevole, mentre nell'extra time è neo entrato Silvestri a chiamare alla presa a terra Piretro. La gara termina qui. Il riccione domenica di Siena Pistoia per la prima di campionato vince la seconda gara di fila in Coppa Italia e accede al terzo turno. La San Maurese recrimina per qualche episodio a suo sfavore, ma sicuramente risultano questa sera due protagoniste del prossimo girone di Serie D.